È finita, è finita. Maccabi Haifa, Juventus, ne abbiamo prese due, ne abbiamo prese per ben due. Due dal Maccabi. La Juventus ha perso contro il Maccabi. Ma ragazzuoli, di certo. Non ho la minima voglia di urlare per tutto il video. Tutto con calma e calma e calma, ma ne ho pienamente da dire. Allora, intanto, prima che io continui a parlare dello schifo, della merda che ho appena visto, della merda che ho appena terminato di vedere, dello schifo, dello scandalo, di un qualcosa veramente di vergognoso, se vi va, se volete supportare il mio canale, lasciate un bel mi piace. Iscrivendovi e attivando la campanella per restare aggiornati su qualsiasi video che caricherò. E inizierei, continuerei subito una Juventus semplicemente, meravigliosamente vergognosa, vergognosi, osceni, neanche un controllo palla, neanche due passaggi di fila, niente, come se fosse la loro prima volta, parlando di questa di partita. Come se fosse la loro prima volta, abbiamo fatto pienamente le stesse identiche cose peggiorate pure per quel per quel che si è fatto contro il Milan, cioè intendo sbagliato di tutto, sceso in campo assolutamente NO con l'N maiuscola, NO, NO, abbiamo fatto pienamente cagare, poi Allegri. Di certo, la primissima cosa che si dovrà fare più presto possibile. Io, sinceramente, da oggi, a domani, dopodomani, dopodomani, ogni giorno mi sveglierò e me lo auguro e spero di aprire il telefono. Allegri si è dimesso. Allegri esonerato. Cioè, adesso avanti a me, visto che anche con il ritardo che ho fatto questo video. Andrea Agnelli, difficile pensare ad un cambio in panchina, stagione in corso. I conti si fanno alla fine. Io credo a questa dichiarazione. Assolutamente ne ho. Assolutamente ne ho. Io pienamente me lo auguro e spero di certo che le prossime vadano pienamente che bene. Ma questo bastardo pagliaccio deve pienamente essere esonerato. Se non sarà contro il Torino, me lo auguro che sia. Sarà contro la prossima. Deve essere pienamente esonerato. Questo gioca senza schemi, questo gioca senza un cazzo, questo non ha pienamente niente. Massimiliano Allegri è finito. Massimiliano Allegri è finito. È finito. Questo bisogna esonerarlo o che si dimetta e poi che si ritiri, perché questo qui, questo essere vivente è la rovina del calcio, è la rovina, è la rovina. Di certo non lo vorrebbe pienamente nessuno a questo, ma rimane il fatto che se ne deve pienamente andare. Andare. Adesso di certo servirà pienamente qualcosa di clamoroso, un miracolone nel poter vedere la Juventus agli ottavi di finale, passare il turno. Di certo adesso non è che sarà difficile, sarà super complicata. Super complicata, super complicata, ma rimane il fatto, abbiamo fatto cagare, sì, Allegri se ne deve andare, sì, non vedo l'ora, sì, assolutamente, poi anche vari giocatori veramente svogliati, senza niente, cioè, svogliati in campo, entrano veramente come dei cadaveri, certo sono stati tutti dei cadaveri, dei fantasmi in campo dal primo all'ultimo, ripetere le stesse cose per ben 10-15 minuti perché sono le stesse identiche cose, abbiamo fatto cagare, abbiamo fatto schifo, ci siamo fatti, ne abbiamo prese due dal Maccabi, due dal Maccabi, abbiamo fatto cagare, abbiamo fatto schifo, stop, e pagelle non ci saranno pienamente, non so pienamente. Prossimo video quale sarà? Probabilmente potrebbe essere dritto per dritto post partita contro il Torino. Non ho la minima idea, sinceramente. Sono più che triste. Prima ero pienamente triste, pallido, giallo. E sono più che incazzato, sinceramente. Più che incazzato. Più che incazzato anche per le parole di Agnelli, nonostante non le caga pienamente, perché può succedere pienamente di tutto di più da un giorno all'altro nel vedere Allegri. Ciao ciao.
E non vedo l'ora, io sinceramente. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora e spero vivamente. Spero, pregherò solo per sperare. Cioè, spererò veramente tantissimo in un Xenon di questo pagliaccio. Allegri out. E anche vari giocatori. E anche vari. Ma la primissima cosa è mandare via Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri e che venga un allenatore che sprona questi giocatori. Che sprona questi giocatori. La primissima cosa è Massimiliano Allegri cacciarlo. Hashtag Allegri AUT. Stop. Ragazzuoli, ho già detto pienamente il tutto del tutto. Di certo, nonostante il tutto, bisogna crederci fino alla fine. Ma parlando di questa partita, abbiamo fatto pienamente cagare. L'ho detto e lo ripeto un'ultima volta. Allegri, vattene via. Allegri, vattene via. Per favore, per favore, per favore. Vattene via. Esoneratelo. Esonerate questo pagliaccio senza idee, senza niente. E Di Maria che si infortuni un'altra volta. Un rottame incredibile, veramente. Un rottame incredibile. Fa uno scatto. Boom, polpaccio. Poi il rigore. Il rigore su Cuadrado, come cazzarola fai a non fischiare quel rigore? Di certo ti avranno pagato questi israeliani brutti pagliacci bastardi. Non aggiungerei pienamente nient'altro che ripete per la millesima volta: Allegri out, svegliatevi, svegliatevi, perché se resta questo pagliaccio sarà veramente complicata. Ci sarà pienamente da soffrire. Per bene, ma per bene, proprio da soffrire, da soffrire, soffrire, ci sarà da soffrire. Parlo di noi tifosi, di noi tifosi, ci sarà pienamente da soffrire se Massimiliano Allegri resterà fino a fine stagione. Ma per bene, poi spero ovviamente che le mie parole siano una balla, una bugia, che dopo all'improvviso, ma no, 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 ci sarà pienamente da soffrire, questo pagliaccio se ne deve andare, stop. Mando un grandissimo saluto e un grandissimo abbraccio, le pagelle non ci saranno pienamente, chissà se riparlerò delle parole di sto bastardo di Andrea Agnelli, come cazzarola faia, mamma mia, come fai a dire, edifici, ma come fai a, infine, a confermare, Allegri, dai. Ciao 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 ciao. Ciao ciao. Spero mi abbiate capito, spero che abbiate gradito questo video e alla prossima, che quando sarà la prossima del mio nuovo video, non ne ho la minima idea. Ciao ciao.